Simona, aiutami! Cosa succede adesso? C'è Squaletto che ha un attacco di fame, ma io non so cosa dargli da mangiare di più. Hai provato a invitarlo a fare merenda? Facciamo merenda insieme? Ciao amici, ho una notizia scioccante per tutti voi che volete dimagrire o restare magri. Davvero? Sì, è un segreto che dico alle persone quando vengono da me per avere consigli sullo stile di vita e l'alimentazione dal punto di vista naturopatico. Me ne esco con questa affermazione e li sciocco, però poi ci pensano e mi danno ragione. E allora oggi voglio condividere questa informazione con tutti voi, anche se resterete stupiti, vi aiuterà molto. Ma cosa sarà mai? Il fatto è questo: oggi come oggi siamo sovralimentati, vero? Vuoi dire che mangiamo troppo? Guarda qui. Esatto, ma siamo anche sottonutriti. Lo sapevate questo? No. Cosa vuol dire, scusa? Che mangiamo troppo, ma delle cose sbagliate che non nutrono. E allora, se davvero vogliamo dimagrire, il segreto è questo, scioccante. Non bisogna pensare solo a cosa togliere dall'alimentazione, ma anche a cosa aggiungere. Questa poi bisogna aggiungere adesso. Curioso, vero? Eppure molte persone che seguo sono dimagrite addirittura mangiando più di prima, introducendo nuovi alimenti nel loro stile di vita, ma quelli giusti. Proprio la settimana scorsa ho incontrato una persona a cui ho fatto una consulenza che mi ha detto: Simona, io voglio sapere cosa mangi tu, proprio tu, come spuntino. Sì, anch'io voglio saperlo. Va bene, ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video e iscrivetevi al canale. Basta un semplice clic così e attivate la campanella delle notifiche. Allora, qual è il tuo spuntino bruciagrassi preferito? Ve ne faccio vedere due, uno dolce e uno salato. Allora, ve ne faccio vedere due, uno dolce e uno salato. Per lo spuntino salato, che personalmente preferisco, come sapete, faccio così. Prendo un bell'avocado, lo taglio a metà, io l'ho già tagliato, e lo condisco con un po' di olio di oliva, non tanto perché comunque ci sono già i grassi buoni dell'avocado, un po' di succo di limone e un po' di sale per dargli più sapore, e poi io lo mangio col cucchiaino. Deve essere maturo, ovviamente. L'avocado mi sazia, mi dà, come dicevo, i grassi buoni che stimolano il metabolismo, mi nutre, è anche proteico e toglie la voglia di dolce. Se ho molta fame, invece, lo taglio all'interno, con il cucchiaio lo svuoto, lo metto in una ciotolina, ne faccio una cremina e poi lo spalmo sulle gallette di riso o di mais. Con il cucchiaio lo schiaccio e lo spalmo sulla mia galletta. Buono spuntino. Sembra buono, è vero? Certo lo è. Se invece ho voglia di dolce, vi faccio vedere cosa mangio. Prendo delle gallette di riso, a me piacciono integrali, oppure di mais o di quinoa, di cereali, io li mangio senza glutine, e metto su ogni galletta un cucchiaino di miele e un cucchiaino di tahin, crema di sesamo. Insieme creano un sapore paradisiaco. Se sono in giro, ne metto una sopra l'altra a mo' di sandwich, le impacchetto e me le porto dietro. Buona idea questa, ci voglio provare anch'io.
State pensando che a mangiare queste cose non si dimagrisce? Che è troppo? In realtà questi alimenti non solo stimolano il metabolismo, ma forniscono anche i nutrienti necessari a stare bene e restare in forma in modo stabile. E poi avete presente quando arrivate all'ora di pranzo o di cena pieni di fame perché sono troppe ore che non mangiate? Ecco, questo non deve succedere. Per questo è meglio spezzare la fame con i giusti spuntini e poi mangiare a pranzo e a cena in modo equilibrato. Sono sicura che almeno in linea teorica siete d'accordo con me, giusto? Allora, per portare la teoria nella pratica, provate i miei spuntini e ditemi come va. E non dimenticate di condividere questo video. Siate anche voi portatori sani di salute, mi raccomando. Anzi, facciamo scoppiare una bella epidemia di salute. Bravi! E io vi aspetto al prossimo video, naturalmente. Ciao! E guarda qui, l'ho detto, sottonutriti, no? Dai, facciamo merenda insieme.